Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video su Alex Farmer. Vi do il benvenuto sul mio canale YouTube ed anche io ho ricevuto l'anteprima di Farming Simulator 19. Colgo l'occasione per ringraziare Nick e ringraziare tantissimo la Focus Home Interactive che mi ha dato proprio appunto la possibilità di portarvi il gioco in anteprima sul mio canale. Quindi ragazzi, davvero sono felicissimo. Tanti di voi non si aspettavano questa bellissima sorpresa, nemmeno io, vi dico la verità. E quindi adesso oggi sono qui per giocare, ragazzi. Voglio iniziare a giocare. Poi tutte le varie impostazioni del gioco, ve li farò vedere in altri video. Quindi, ragazzi, oggi ci limitiamo solamente a giocare. Però prima di giocare vi voglio far vedere delle modalità di carriera. E noi ne andremo a scegliere proprio una. Allora, ci saranno tre modalità di carriera, quindi nuovo agricoltore, possiedi già una terra e dell'equipaggiamento a Ravenport, quindi mappa americana a Ravenport. Ti insegneremo a giocare a Farming Simulator. Quindi ragazzi, questa è una modalità più per chi si approccia all'inizio a Farming Simulator 19, ma anche a Farming Simulator in generale, quindi i novellini possono iniziare da lì. Poi, se siete un po' più espertucci, potete scegliere la modalità direttore agricolo. Quindi inizieremo con dei fondi sostanziosi, ma senza terreno, attenzione, senza edificio e nessun equipaggiamento. State a decidere come realizzare la tua fattoria. E io, ragazzi, sono più propenso a partire proprio da questa modalità. Poi abbiamo la modalità più hard, più tosta, per i giocatori veramente veramente top, che consiste nel iniziare la carriera con un capitale molto limitato, quindi parliamo di 500.000 euro se non ricordo male, però tutte queste modalità poi le andremo a vedere prossimamente in altri video. Non possediamo nessuna terra o equipaggiamento, fare soldi è difficile, i prezzi sono bassi, il gameplay è impostato in modo molto realistico, quindi ragazzi, per chi inizia questa carriera saranno dolori, dolori, dolori. E quindi io voglio iniziare da questa, direttore agricolo. Voglio scegliere, adesso non so, sono un po' turbato da questa cosa. Magari, che ne so, partiamo dalla Felsbrunn, dai, è la mappa comunque europea, è quella che si avvicina un po' ai nostri paesaggi, ecco. Quindi premiamo sul tasto continua. Andiamo a personalizzare il nostro personaggio, ci soffermiamo un attimo proprio appunto su questa cosa. Quindi andate a dare il nome del vostro personaggio, io naturalmente ho messo Alex Farmer. Poi possiamo scegliere il colore della nostra maglietta, in questo caso comunque è una camicia agricola, vedete? Io sul 17 ce l'avevo così, bianca, e invece gli vado a dare un altro colore stavolta. Sì, magari gli diamo un colore rosso. La conciatura adesso ve la faccio vedere, ma ho il cappellino, vediamo se riesco a toglierlo sto cappellino, così vi faccio vedere anche le varie acconciature. Anzi, faccio così, partiamo dal primo, che è il personaggio, ci dà dei personaggi preimpostati, vedete? Poi scegliete voi quello che più vi interessa. Abbiamo anche le signorine, io ho scelto questo. Poi vi ho detto che volevo togliere il cappellino per farvi vedere anche le varie acconciature. Vediamo se Alex ci riesce, perché ce ne sono davvero tanti capelli. Ci sono praticamente quasi tutti i capelli relativi ai marchi che ci sono su questa edizione di Farming. Comunque le acconciature sono queste. Capelli un po' a crestina, una capigliatura un pochino più tranquilla. Capelli acconciatura 3, quella che forse leggermente si assomiglia alla mia, io sono pelato, quindi questa forse è l'unica, però uno pelato potevano metterlo. Poi acconciatura 4 e basta, quindi abbiamo solamente 4 acconciature. Io scelgo questa perché è quella che si avvicina più a me, e poi andiamo a scegliere un cappellino. Io in questo caso non so cosa sceglierò, poi magari lo andrò anche a cambiare, però non perdiamoci troppo su questa cosa qui. Dai, dai, ne scelgo una al volo. Sono ricapitato su quello della New Holland. Vabbè, prendiamo quello della Massey Ferguson, vai. Poi possiamo scegliere se mettergli una giacca o meno, oppure un accessorio, che sono gli occhiali in questo caso. Molto da bosco gli occhiali, però io non li utilizzerò. Niente, facciamo continuo.
Quindi, ragazzi, stiamo iniziando praticamente la nostra carriera su Farming Simulator 2019. Ed eccoci qua, siamo praticamente in gioco. Vediamo un po' cosa ci dice. Hai abbastanza soldi per iniziare l'attività dei tuoi sogni. In cosa ti specializzerai? Aratura, coltivazione, allevamento del bestiame, silvicoltura, un po' di tutto. La scelta è tua, perché abbiamo scelto proprio la modalità direttore agricolo. Per prima cosa, acquista del terreno, edifici e degli attrezzi necessari, poi vendi i tuoi prodotti ed espandi la tua fattoria. Ragazzi, è una modalità media, ma comunque abbastanza difficile. Allora, in alto a destra potete vedere i soldi, 1.250.000 euro. Abbiamo il tempo, le condizioni meteorologiche, in basso a sinistra la nostra mappa, che io vado ad aprire e vi faccio vedere. Come potete notare, non abbiamo nessunissimo campo. E qui abbiamo praticamente tutta una zona piana, pianeggiante, per creare la nostra azienda. Quindi sceglieremo noi dove mettere i posizionabili. E io direi proprio di partire da questo. Andiamo ad aprire il menu col tasto Esc. Perché prima di acquistare tutte le cose vi voglio far vedere anche un po' il menu. Allora, questa è la nostra mappa. Come potete notare, qui abbiamo tutte le tipologie di prodotto, quindi frumento. Possiamo andare a vedere dove abbiamo seminato del frumento. In questo caso ce l'abbiamo sull'1, l'11 e il 21, perché praticamente abbiamo anche una sorta di leggenda qui che ci indica in base ai colori quali campi ci sono già seminati, oppure campi che sono in fase di crescita, coltivati, pronti per la raccolta, mietuti, eccetera, eccetera, eccetera. Qui abbiamo invece i filtri per la composizione del terreno, quindi possiamo vedere dove ci sono delle erbacce, se i campi sono fertilizzati e a che stadio di fertilizzazione. Quest'anno ce ne saranno solamente due stadi, non più tre. Poi ci sarà ancora l'aratura richiesta e poi invece un'altra cosa nuova insieme alle erbacce è proprio la calce viva richiesta. Bellissima sta cosa. Perfetto. Poi comunque tutte queste cose qui le andremo a vedere piano piano. Per spiegarvi il menu, poi abbiamo qui i prezzi, quindi abbiamo l'andamento di tutti i prezzi, quindi nei punti vendita. Se ci cliccate sopra uno vi dà il prezzo maggiore, vedete in questo caso mi ha segnato 629 come prezzo maggiore per quanto riguarda il frumento. Stessa cosa potete fare con la colza e con tutte le varie i girasoli, le varie culture comunque presenti su questo Farming Simulator 19. Poi qui andiamo in questa sezione dove vi dà la panoramica dei veicoli, ma questo lo vedremo comunque poi piano piano. Tutte queste cose qui le scopriremo insieme, le finanze, gli animali, i contratti. I contratti, ragazzi, c'è un qualcosa di nuovo quest'anno, ma anche tutte queste cose qui ve le farò vedere piano piano perché oggi voglio iniziare solamente a giocare, ragazzi. Vi faccio vedere proprio così velocissimamente un po' il menu. Quindi nel menu qui potete scegliere se disattivare l'appassimento delle piante, la distruzione del raccolto. Ricordatevi, ragazzi, che ci sarà anche già la crop destruction integrata nel gioco, ma la potete disattivare, come potete disattivare la aratura periodica, la calce viva richiesta e le erbacce. Ok? Quindi ragazzi, sbizzarritevi, sbizzarritevi appena uscirà il gioco. Poi qui abbiamo le impostazioni generali del gioco, i comandi della tastiera che potete anche modificare a vostro piacimento. Stessa cosa, potete modificare anche a piacimento i comandi del vostro gamepad se lo utilizzate. Io lo utilizzo, quindi se mi servirà qualcosa da modificare lo potrò fare. E poi qui avete una sezione aiuto dove comunque ci sono tutte le nozioni generali per quanto riguarda che ne so appunto la questione dei campi, quindi l'acquisto dei campi. Adesso lo vedremo, ve lo spiegherò durante questo gameplay. La cura degli animali e anche il trattamento da fare sui campi prima della semina e dopo la semina. Quindi tutte queste cosettine qua le vedremo insieme man mano che giocheremo. Allora, da cosa partiamo? Partiamo dal mettere su un'azienda, quindi andiamo nella categoria posizionabili, che è proprio questa,
E iniziamo col mettere un silos. Sì, ci servirà un silos, ragazzi. Quindi iniziamo a spendere qualche bel soldone. Io direi di partire. Allora, vedete che ci sono silos piccoli e silos grandi. Quindi qui potremmo anche iniziare con uno piccolo per tenerci un po' di soldini. Tanto dobbiamo solamente iniziare questa carriera. Allora, andiamo a scegliere anche dove metterci il silos. Però cosa è successo, ragazzi? Vedete? Mi dice che questo terreno non è mio ed è qui che volevo arrivare, perché prima di piazzare qualsiasi cosa in questa modalità, quindi direttore agricolo, dovete per forza comprarvi un lotto. In che modo? Aprite la vostra mappa e andate a selezionare terre qui in basso a sinistra. Vedete, io adesso ho aperto la modalità terre. Cosa vado a fare? Vado ad acquistarmi proprio un lotto. Vedete, sto acquistando praticamente tutta questa zona e non solamente il campo. Quindi io in questa zona qui, ragazzi, potrò farci quello che voglio. Potrò tagliare gli alberi, potrò crearmi un altro campo, quindi posso fare quello che voglio e posso mettere addirittura i posizionabili. Se io non compro un lotto, ragazzi, non posso fare niente. Non posso decidere adesso prendo, vado e taglio in questa zona qui. No, fino a quando non la compro io non posso farci niente e non posso neanche lavorare sui campi. Ok, posso lavorare solamente sui campi grazie alle missioni. Quindi adesso partiamo con l'acquisto del nostro lotto. Quindi premiamo il tasto spazio, lo andiamo ad acquistare per 181.968. Perfetto, vedete che adesso è stato selezionato in verde. Tutti i lotti sono divisi da strade, quindi facilmente accessibili. Perfetto, quindi il nostro lotto, ragazzi miei, ce l'abbiamo. Adesso possiamo passare all'acquisto del nostro posizionabile. Vi farò vedere che adesso ci permetterà comunque di piazzare il nostro silos. Dove ci piazziamo il nostro silos? Io, ragazzi, il silos lo piazzerei qui perché mi piace qui. Non so perché, ma lo voglio mettere qui perché comunque abbiamo la strada d'accesso, possiamo girare attorno. Oh, perfetto. Vedete che il nostro silos l'abbiamo praticamente piazzato. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Quindi se poi vogliamo venire a caricare, basterà entrare qui e carichiamo. Perfetto. Allora, adesso cosa ci servirà? Ci servirà comunque un capannone dove mettere i nostri attrezzi. Io voglio scegliere un capannone molto molto semplice. Vabbè, proviamo a piazzare questo. Vediamo un po' se riusciamo a metterlo qui da qualche parte. Vediamo se esce una cosa abbastanza carina. Qui dovremmo anche esserci. Lo vado poi a regolare piano piano. Eccolo qua. E anche un nostro capannone l'abbiamo messo. E già siamo a 926.000 euro, ragazzi. Passiamo adesso invece all'acquisto di un trattore. Per forza dobbiamo comprarlo, altrimenti non possiamo lavorare sui campi. Andiamo a scegliere un bel trattore, ragazzi. Io direi di prendere comunque un trattore che ha una buona cavalleria. Sono indeciso. 228.000, però, ragazzi, sono davvero tanti, tanti soldi. Però voglio vedere un po' a livello di aratri cosa ci propone. Allora, abbiamo il Salford 13.000, 14.000, però mi richiede 180 cavalli, quindi almeno un trattore da 200 cavalli lo dobbiamo tirar fuori. Qui arriviamo a 142, però vediamo la configurazione. Configurazione motore, siamo a 153. Non ce la facciamo, non ce la facciamo, quindi dobbiamo andare per forza su trattori un po' più grossi. Volevo prendermi un John Deere, porca miseria, porca miseria. Case Puma, Fendt, andiamo indietro, magari trattori grandi cosa ci offre? Ma qui, ragazzi, dobbiamo spendere un bel po' di soldi, No, 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 lasciamo perdere, siamo poverelli. Ragazzi, siamo poverelli e Alex parte con qualcosa di leggero. Ci prendiamo un John Deere sicuramente.
Lo zavorriamo almeno con 760 kg. Configurazione ruote lasciamo così, però magari gli andiamo a dare un pochino più di cavalleria. 164, sì, dai, ce lo lasciamo equipaggiato in questo modo. Nokia no, trailerborg e Nokia, ok, perfetto, lasciamo le trailerborg e compriamo. Quindi il nostro primo trattore per l'azienda ce l'abbiamo finalmente. Ok, andiamo indietro e andiamo a prenderci comunque un aratro perché ci serve. E per forza di cose, ragazzi, dobbiamo prenderci sto Salford. Mi sa di sì. Al momento mi sa di sì, perché questo difficilmente riusciremo a tirarlo. Riusciremo difficilmente. Anche se io me la tenterei. Cosa facciamo? Ce la tentiamo, ragazzi. 145 cavalli. Non lo so. Non sono molto convinto di questo. Non sono proprio convinto. No, questi proprio lasciamoli perdere. Ragazzi, boh, partiamo con questo, dai. Male che vada, poi piano piano lo cambiamo. Quindi lo andiamo a comprare. Ragazzi miei, vediamo cosa possiamo comprare ancora. Abbiamo delle erpici rotanti. Cosa ci può servire? Un coltivatore ci servirà per forza. Andiamo a vedere un po' i coltivatori. Quindi abbiamo questo della RAW 100 cavalli, 120, abbiamo qualcosa della Stara 130 cavalli, Horse 300 cavalli. Questi ragazzi scordiamoci perché non riusciremo neanche mai a tirarli. Comunque ci compriamo anche un coltivatore. Però questo coltivatore mi sfagiolava della Stara. Ma sì, puntiamo alla Stara, dai. Perché comunque ci permette anche di... Questo macchinario di seminare direttamente. No, dai, ho deciso. Prendiamo il Cultimar 300, 3 metri, compra. Sì, ok. Indietro, perfetto. Allora, tanto andiamo a vedere un po'. No, non andiamo a vedere niente. Andiamo a prenderci il nostro John Deere. Ah, 6155. Ci colleghiamo il nostro aratro e andiamo. Andiamo subitissimo, ragazzi, che dobbiamo lavorare. Guardate che belli colori di questo John Deere. Faccio vedere un po' gli interni dettagliati. Ragazzi, non posso dire più di tanto in questa preview, ma mi limiterò comunque a giocare, quindi vi farò vedere un po' tutto il gioco, piano piano, con calma. Poi ragazzi, dal 20 in poi ci sbizzarriamo, quindi possiamo un po' parlare e dire tutto quello che vogliamo, però adesso purtroppo dobbiamo rispettare comunque alcune cose. Allora, ci posizioniamo qui. Come potete vedere, già l'erba viene schiacciata perché abbiamo la crop destruction già inserita e, come vi dicevo, la possiamo disattivare come meglio vogliamo. Allora, quindi cosa facciamo? Iniziamo ad abbassare il nostro aratro. Quindi abbassiamo l'aratro e iniziamo, ragazzi, finalmente ad arare il nostro campo, perché qui poi andremo a metterci sicuramente o del frumento o dell'orzo. Allora, ragazzi, non vi ho fatto vedere una cosa però. Quando siete sul campo, vedete che vi dà in basso delle informazioni, quindi posseduto da tu, quindi da me. Sul campo ci sono delle barbabietole che sono in fase di crescita. Questo campo è stato già fertilizzato al 100% e non ci sono erbacce. Ok? Quindi quando siamo su un campo ci dà completamente le informazioni riguardante a tutto quello che c'è su quel campo e tutti i trattamenti che comunque sono stati fatti in quel campo. Allora, andiamo a tirare sul nostro attrezzo. Giriamo, vedete che anche i cespugli vengono schiacciati.
abbassiamo e partiamo. Guardate anche il volo delle cornacchie, ci sono anche gli uccelli comunque su questo FS19. Sicuramente avete visto tante preview, tanti video, tantissime cose, quindi siete già abbastanza informati, ragazzi. Andiamo su, giriamo. Adesso facciamo andare anche in entrosolco il nostro trattore. E via. Guardate come siamo belli storti, ragazzi. Siamo stortissimi. Che spettacolo. Mi sembra vero di avere questa anteprima. Ancora un ringraziamento a Nick e alla Focus Home Interactive per avermi concesso il gioco. Allora, continuiamo qui la nostra lavorazione. Io, ragazzi, adesso faccio una manovrina, così non distruggiamo niente. Mettiamo giù il nostro aratro e via. Davvero sarà fantastico poter realizzare la nostra azienda come meglio crediamo. Penso di aver fatto la scelta giusta per quanto riguarda la modalità, quindi direttore agricolo. Sono contento. Comunque, ragazzi, poi arriveranno sicuramente live, tantissimi gameplay insieme a Nick e Poderak. Siamo una bella squadra. Poi quando il 20 verrà rilasciato, comunque anche i ragazzi del Team Sardegna che acquisteranno il gioco torneranno insieme a me e quindi ci sbizzarriamo, devo dirlo bene sto termine, non mi viene mai, ci sbizzarriamo comunque in multiplayer e ci sarà da divertirsi, ridere, ma capire anche tante dinamiche comunque di questo gioco, ma del multiplayer che ha subito comunque davvero un bel po' di migliorie, quindi questo è da dire. Già che ci siamo, ragazzi, prima di concludere il nostro gameplay per questa prima, diciamo, puntata, allora vado ad acquistare un altro trattore e voglio proprio acquistare un Fendt. Però voglio potenziarlo un attimino questo Fendt, quindi lo porto a 150 cavalli. Gli metto anche la console per il caricatore frontale. Mi servirà perché poi dovrò caricare fertilizzanti, semi, portarmeli in farm. Faremo un bordello. Davvero. Quindi, allora, questo sì, per il momento lo lascio configurato così. Lo compro. Quindi lo andiamo a comprare indietro. Vado a cercarmi anche una piccola zavorra. Quindi pesi. Cerchiamo un po' qualcosa di particolare, no, 3.300 penso che sia esagerato. Prendiamo una zavorrina, dai, da 6.50, colore principale, la compro. Perfetto. E andiamo. Ah, scusa, perché ho messo l'operaio, ragazzi, vedete, così almeno mi dà un attimo una mano qui. Così almeno io mi dedico anche a portare qualcosina in farm. Allora, colleghiamo il nostro peso e ci portiamo a casa il nostro coltivatore, così io già dal prossimo gameplay, ragazzi, iniziamo a coltivare e seminare, perché poi dovremo comprare anche una bella seminatrice. Accendiamo il nostro lampeggiante, ci posizioniamo all'interno, tanto buttate un occhio un po' all'interni dei nostri mezzi, anche ai sound, fate attenzione, guardate anche le varie animazioni dei pedali, la seat suspension, quindi la sospensione del sedile, e guardate proprio appunto il livello di dettagli, ma anche la varietà dei materiali, quindi la plastica sembra veramente plastica, il ferro sembra ferro, l'alluminio, cioè davvero buttate un occhio proprio a queste cose.
Che dire, io direi che posso già andare in campo. Mi preparo qui il mio offend. Così ragazzi, dalla prossima volta attacchiamo a coltivare. Comunque abbiamo già fatto degli importanti acquisti. Siamo pronti davvero per avviare la nostra azienda. Quindi ragazzi, io vi invito a lasciare un bel pollicione in su se questo primo gameplay vi è piaciuto. Spero che siate contenti che anche io finalmente ho l'anteprima di questo Farming Simulator 19. Guardate anche le cornacchie che volano via nel campo. Comunque vi invito anche a lasciare un commento, a farmi sapere se anche voi vi piace la modalità che ho scelto, quindi la modalità con fondi sostenuti, senza terreni e senza mezzi. Quindi noi abbiamo già iniziato ad allestire anche un po' la nostra farm. In descrizione trovate anche il link per preacquistare questo Farming Simulator 19 ad un prezzo scontato, quindi fate un salto in descrizione e passate anche nel mio social network preferito, Instagram, dove pubblico le vostre immagini, pubblico anche tantissimi altri post riguardanti farming ma anche agricoltura reale. Quindi se volete inviarmi le vostre foto, fatelo pure in direct, io sarò ben felice di postarle sul mio profilo. Io con questo concludo ragazzi e noi ci vediamo prestissimo con un altro nuovo gameplay su Farming Simulator 19. Ciao belli.